L'Avellino incrocia il Catanzaro, ultimo della classe. Niente distrazione, ha però detto alla vigilia il tecnico De Lupi, Toto Vullo. Benvenuti allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro. Si gioca a porte chiuse e Catanzaro-Avellino, 24esima giornata del Girone C del campionato di seconda divisione. Si sgancia sulla sinistra Gaglione, avanza il Catanzaro, occhio all'inserimento di Gaglione che lascia sul posto la difesa biancoverde. Ancora Gaglione, tiro di Gaglione, rete! Il vantaggio del Catanzaro. Al terzo minuto di gioco il vantaggio dei calabresi. 1-0 a favore del Catanzaro, attacca l'Avellino con Peluso in area di rigore, occhio a Peluso. Verso Scandurra, il tiro di Scandurra! Il pallone poi che finisce sul palo. Il tapin di Millesi, il pallone ha timbrato il palo a Scerbo battuto. Peluso per Bruno. Il lancio di Bruno con il pallone che scavalca Scerbo e termina sull'esterno della rete, sulla parte alta della rete. A terra Rinaldi, cartellino rosso per Santa Guida. Entrata di Santa Guida su Rinaldi, a palla lontana e cartellino rosso per il numero 11 della Catanzaro. Occhio all'Avellino con D'Angelo che ha ricevuto da Scandurra. Il palo dentro per De Angelis, tiro di De Angelis, palla sul fondo. Che errore di De Angelis che grazie al Catanzaro. Sul pallone c'è Boiomo mentre Fogliano invita il centrale giallorosso ad accelerare la battuta di questo calcio di punizione. La battuta di Boiomo per Morello che scatta sul filo del fuorigioco. Occhio a Morello in area di rigore. Morello all'indietro per Capicotto, tiro di Capicotto sul fondo. Parte Millesi, conclusione di Millesi, la respinta di Scerbo. E poi allontana definitivamente Capicotto in fallo laterale. Meola, calcio in area di rigore, allontana la difesa giallorossa. Cocranis carica il destro, colpo di testa. De Angelis si salva, Scerbo. Parte Peluso, palla a giro, conclusione che termina di poco fuori. Attacca l'Avellino con Scandurra, occhio a Scandurra. Certamente per De Angelis. De Angelis carica il destro tra le braccia di Scerbo. Millesi, Scodella in area di rigore. E poi il tapin sbagliato da 5 metri da Scandurra con la sfera che si alza oltre la traversa. Maisto, calcio sul primo palo, il pallone termina sul fondo, c'è stata una trattenuta ai danni di De Angelis che non è stata però ravvistata da Fogliano. Si lamenta l'attaccante bianco-verde. Dentro, Boiomo sbaglia, attenzione a De Angelis, il tiro di De Angelis, il pallone fuori. Si apre sulla sinistra Peluso, il pallone di Maisto dentro per Scandurra, di petto per De Angelis, D'Angelo in posizione centrale, carica il destro dalla distanza D'Angelo, conclusione velletaria che si perde lontano dalla porta di Scerbo. Si ferma Morello, all'indietro per Cavallaro, il cross di Cavallaro in area di rigore per la girata e il tiro sul fondo di Ferrara, brividi per l'Avellino. Controlla il cronometro Fogliano di Perugia, in questo momento dai triplice fischio di chiusura al Ceravolo di Catanzaro. A sorpresa i padroni di casa battono l'Avellino per 1-0, è una sconfitta pesantissima per la squadra irpina, disperato Ciccio Millesi, ma la squadra biancoverde deve recitare mia culpa per una prestazione indecorosa e vergognosa.